Allora, ragazzi, consideriamo invece di tre, consideriamo due layer. Diciamo così. Invece di tre. Ah, scusate un attimo. Prima di tutto, vi devo fare vedere un'altra cosa molto importante, perdonatemi. Allora, abbiamo detto che le condizioni al contorno devono essere date con delle time series. Ora, qui vedete che vi ho inserito due notebook che si chiamano Time Series Creator e Time Series Formatter, perché, come vi ho detto nella prima lezione, le serie temporali devono essere formattate secondo la, diciamo, chiamiamola formattazione OMS, cioè devono avere una certa caratteristica che vi ho fatto vedere poco fa nelle slide, essere questa, se vi ricordate. Ora, nel momento in cui voi però scaricate per esempio una serie temporale dal sito Mette Trentino, ovviamente la serie temporale scaricata non avrà mai questa formattazione. Quindi la dobbiamo fare. La dobbiamo fare con questo semplice notebook in cui vi ho inserito sempre delle librerie da importare, dopodiché le solite celle per posizionarci nella nostra cartella in cui abbiamo i dati. E in questa cella facciamo leggere i dati, sempre però con un file CSV in questo caso. Vi faccio vedere come sono questi, come dovrebbe essere questo file che io ho messo dentro MS Project Data. Ho chiamato la cartella Input Patch. Allora, supponendo di scaricare una serie temporale da Meteo Trentino, all'inizio vi deve essere qui il numero 1 che indica una colonna, quindi questo è un elemento che ci deve essere sempre. Dopodiché, questi sono i dati che ne abbiamo scaricato. Per il time step, per esempio orario, quindi noi sappiamo che ogni ora abbiamo questi dati di precipitazione. Quindi, avendo scaricato appunto questo dato, che vedete non ha formattazione, cioè è un foglio vuoto, semplice, non ha nessuna righe in testa. Quindi facciamo leggere questo, comincio a eseguire, altrimenti. Quindi gli facciamo leggere il file. Dopodiché, utilizzando una delle librerie create da Nicolò, è quello di scrivere appunto la time series con la formattazione che deve avere la time series per il progetto MS. Ora, dove voglio inserire la time series? La inserisco dentro la mia cartella data time series, quindi qui scegliete sempre la cartella. Dopodiché, allora, questa è una parte importante. Allora, DF è il nome che avrà il data frame. Questa è la data che dovete inserire come data d'inizio. In queste righe è spiegato quello che vi sto dicendo io. Quindi qui vedete appunto la data d'inizio, sempre con questo formato. Dopodiché, 1H indica la frequenza del time step. 1H in questo caso è ogni ora. Se volete ogni 2 ore basta mettere semplicemente 2H. Se invece, come si è riportato qui, se lo volete giornaliero dovete mettere la D. Quindi in questo caso metto 1H. E il nome del file di output, che io ho chiamato PreachOut, è quel PreachOut con cui ho fatto le simulazioni. Il writing ha avuto successo. Quindi lo visualizziamo, vogliamo vedere che cosa ha fatto. Quindi visualizziamo, vedete, è cambiato. Qui ora adesso abbiamo la data, e la prima riga, la colonna delle date si chiama date time. Lo visualizziamo e questa è la precipitazione che ho creato in maniera molto, diciamo così, inventata. E comunque è una precipitazione e potete vedere quindi qui il plot. Quindi in questo modo io ho creato un file che si chiama PreachOut, che si trova dentro la cartella Time Series, quindi andiamola a vedere. Data Time Series PreachOut, vedete modificato ora.
E vedete che è uguale, cioè è uguale, i dati sono quelli di prima, però in testa abbiamo tutta la formattazione che ci serve, con le date formattate come le vuole il file OMS. E quindi questo è per formattare cioè questo notebook ve l'ho fatto, in modo tale che voi possiate formattare una serie temporale che scaricate. Nel caso in cui invece volete inventarla una serie temporale, per esempio, io ho dovuto inventare la serie temporale di... no, inventare, mi serviva la serie temporale di tutti i zeri, e invece di andare a modificare manualmente il file CSV, ho fatto questo notebook che può essere utile sia per me, ma soprattutto per voi dopo, che permette di creare una serie temporale formattata sempre come vuole il file OMS. Allora, in questo Time Series Creator importiamo sempre una serie di librerie. Questi notebook li trovate nel... Ma perché questo... Scusate. No, ma infatti Time Series Writer a me non serve. No, forse mi serve. Beh, ora controllo. Comunque, intanto vi faccio vedere come funziona il notebook. Allora, diciamo, diversamente dal notebook della formattazione, noi qui possiamo scegliere la data di inizio e la data di fine, la frequenza, anche qui possiamo mettere 1H, ma possiamo mettere anche, se vogliamo, in minuti T. E cambiare, quindi se vogliamo per esempio 5 minuti mettiamo 5T banalmente. Dopodiché qui creiamo il data frame. Vedete qui adesso è ogni 5 minuti. Qui creiamo i dati. Allora, io ho inserito due possibilità. Possiamo o creare dei dati che hanno un valore costante pari a quello che gli diciamo noi, io qua ho messo 0, ma potrebbe essere per esempio pari a 0,2, perché voglio fare una serie temporale in cui ogni 5 minuti piovono 0,2 mm, per esempio. Quindi eseguo questa cella, dopodiché i dati li inserisco dentro un data frame e li plotto. Ok, vedete che ho fatto una serie temporale di precipitazioni tutte pari a 0,2. Quindi questa è una possibilità. E io in questo modo mi sono generata la serie temporale che mi serviva con tutti i valori nulli. Quindi qui avevo messo 0 appunto per questo motivo. Un'altra possibilità è creare invece una serie temporale sinusoidale del tutto inventata. Per esempio, voglio una precipitazione che va, mettiamo da 0 a 0,5 mm, con un andamento appunto sinusoidale, con questa espressione che vedete qui scritta. Vediamo cosa cambia. La precipitazione che verrà salvata sarà questa. Quindi questo è un notebook che serve per creare appunto serie temporali. E infine il notebook, la serie temporale verrà scritta dove appunto indichiamo noi time series e con il nome che indichiamo qua. Io la mia time series era tutti 0 e l'ho chiamata fetch all 0. Quindi seguendo queste celle dovrebbe funzionare. Ok. Voglio vedere soltanto una cosa. Ok, ora vi manderò un file, che se no ve lo mando in chat, ve lo mando per email, che ho dimenticato di aggiungere. È un file Python che permette di scrivere la serie temporale. Perdonatemi, ora o ve lo mando via email o lo aggiungo, ve lo mando in chat. Comunque, queste due serie, queste due, questi due notebook vi servono per formattare e creare serie temporali. Ci sono domande su questo? Allora,